Come nascono gli oggetti di scena più iconici di sempre? Andiamo a vederlo con questa rubrica dedicata agli oggetti di scena più epici del cinema. Oggi parliamo delle maschere di Ethan Hunt in Mission Impossible. Fin dagli anni 60, da quando i film di spionaggio hanno preso sempre più piede, le maschere sono state centrali nelle varie trame e scenografie delle pellicole. Lo stesso vale per il franchise di Mission Impossible, il quale negli anni ha proposto moltissimi oggetti di scena legati alle maschere e alla loro realizzazione ai fini della trama. In Mission Impossible 3, ad esempio, vediamo Ethan diventare Philip Seymour Hoffman grazie ad una scansione 3D completa del volto dell'uomo. Ma sarebbe una cosa possibile nella vita vera? La risposta è sì. Questo perché le maschere che vediamo in questa saga non sono solo oggetti di scena, ma vere e proprie ricostruzioni facciali di altre persone. Cosa assolutamente possibile nella realtà, soprattutto grazie alle tecnologie di oggi. Di solito esse vengono realizzate in lattice mediante delle stampanti 3D, oppure a mano dagli operatori del trucco, spesso tramite calchi in gesso degli attori prescelti. Nella vita vera, ovviamente, una maschera sarebbe facilmente riconoscibile in determinate circostanze, ma questo non vuol dire che esse non vengano impiegate realmente. Ovviamente stiamo parlando dell'impiego da parte di persone competenti e in determinate situazioni. E voi cosa ne pensate? È possibile essere scambiati per qualcun altro grazie ad una maschera? E ditemi su quale altro prop oggetto di scena vorreste saperne di più. Come sempre, ragazzi, non dimenticate di lasciare un commento e seguirci per i prossimi episodi. Come nascono gli oggetti di scena più iconici di sempre? Andiamo a vederlo con questa rubrica dedicata che ripercorre i passi degli oggetti più epici del cinema. Oggi parliamo della Barbie Dreamhouse presente nel film di Barbie. Punto focale degli incontri tra personaggi, la Barbie Dreamhouse è stata sicuramente il più tosto dei props/scenografie da riprodurre. Greta Gerwig, la regista del film, ha dato il compito di riprodurre la famosissima casetta a due dei migliori scenografi in circolazione e il risultato, ragazzi, è stato strepitoso. I due, non avendo mai posseduto una Barbie prima, ordinarono una house online e ne studiarono ogni dettaglio, ricreandone poi le proporzioni in modo molto particolare, così che gli attori visti dall'interno sembrassero grandi, ma da fuori piccoli. La casa è stata ricreata negli studios di Londra ed è volutamente diversa da quella in commercio. Essa si ispira infatti a epoche e decenni diversi, come ad esempio quello bohemien degli anni 70, proponendo però anche tratti tipici dei 60s. Come per i suoi precedenti film, la Gerwig decise anche in questo caso di ricreare un'intera cittadina, optando per uno stile volutamente fittizio-artificiale. Tutto sarebbe dovuto essere troppo, troppo sfarzoso, troppo finto, dai colori molto accesi agli accessori palesemente fake, dando così l'impressione di un mondo tattile. Il film punta ad essere molto di più di un semplice live action su Barbie. Vuole lasciare anche dei messaggi importanti e sicuramente lo studio e la creazione della Dreamhouse ha aiutato in tale senso. Ma ditemi una cosa, voi andreste a fare un giro negli studios? E ditemi, su quale altro prop barra oggetto di scena vorreste saperne di più? Non dimenticatevi di seguirci per la prossima parte. Come nascono gli oggetti di scena più iconici di sempre? Andiamo a vederlo con questa rubrica dedicata che ripercorre i passi degli oggetti più epici del cinema. Oggi parliamo dei tre props più costosi della storia. Il primo che vediamo è forse uno dei costumi più conosciuti al mondo e stiamo parlando del vestito bianco di Marilyn Monroe. Realizzato nel 1955 dal costumista William Travilla, esso è stato usato in una delle scene più celebri di tutta la storia cinematografica. Il vestito era abbastanza semplice, in voga con lo stile anni 50-60 dell'epoca, e fu in grado di identificare un mood ben preciso. Ossia quello dell'immagine della ragazza pin-up di cui la stessa Marilyn era diventata esponente. L'impatto del costume nella cultura di massa è stato epocale ed esso nel 2011 è stato battuto all'asta per circa 4,6 milioni di dollari. Il secondo prop arriva direttamente dall'universo cinematografico di James Bond e stiamo parlando della famosissima Aston Martin DB5 usata per la prima volta nel 64 in Goldfinger. Essa è divenuta immediatamente l'immagine di 007 e del suo fare molto sofisticato. Già di per sé le Aston sono delle macchine pregiate. Nei film vediamo come esse vengono usate come vere e proprie armi di fuga. Questo perché dotate di scudi, mitragliatrici e molti altri gadget assurdi. La macchina originale del 64 che abbiamo appena citato, pensate che è stata venduta all'asta nel 2010 anch'essa per 4,6 milioni di dollari. Ed infine il prop più costoso della storia è stato Robby the Robot. Forse non tutti conosceranno questo personaggio, ma esso è stato letteralmente rivoluzionario per la storia del cinema e della fantascienza. Creato da Robert Kinoshita nel 1956, Robby è stato il primo robot cinematografico a rispettare le tre leggi della robotica di Asimov. E questo nel film Il pianeta proibito. L'oggetto è stato battuto all'asta per 5,3 milioni di dollari, acquisto che lo colloca al primo posto della nostra piccola classifica. Bene ragazzi, ditemi su quale altro prop oppure oggetto di scena vorreste saperne di più e non dimenticatevi di seguirci per la prossima parte. Come nascono gli oggetti di scena più iconici di sempre? Andiamo a vederlo con questa rubrica dedicata che ripercorre i passi degli oggetti più epici del cinema. Oggi parliamo di Indiana Jones. Divenuta una delle saghe di film più famose di tutti i tempi,
Quella del professor Jones è una serie di pellicole che negli anni hanno reso celebri tantissimi oggetti diversi. Tra questi, due si sono contraddistinti sin dal primo film e stiamo parlando del cappello e della frusta. Il cappello in particolare è un fedora, creato per quasi tutti i film dalla Herbert Johnson Hat Company. Esso venne realizzato in feltro di coniglio e, come vediamo, presenta anche un nastro marrone scuro, oltre che una fascia antisudore con le iniziali I e J in oro. Il fedora rimarca i cappelli della prima metà del Novecento e col tempo è diventato un must have per tutti i fan più appassionati della saga. La frusta invece ha una storia un po' più particolare. Ne vennero fatte più versioni per i primi film e le primissime non erano fatte in classica pelle di canguro ma di bovino. Questo perché all'epoca le fruste australiane e di conseguenza anche la pelle di canguro erano sottoposte a embargo e per la produzione era difficilissimo accedervi. Il design delle fruste era fatto perché fossero pesanti, ben bilanciate e con un calcio carico, portato a una punta più fine delle vecchie fruste da toro e con una caduta e uno schiocco di tipo australiano. Dopo la fine dell'embargo esse vennero di nuovo fatte in pelle di canguro. Sicuramente questi due prop sono molto semplici, niente di troppo elaborato, ma il modo in cui Harrison Ford li ha portati sullo schermo è stato talmente spontaneo e genuino che le resi di diritto tra gli oggetti di scena più conosciuti al mondo. Ragazzi, ditemi su quale altro prop vorreste saperne di più e non dimenticatevi di seguirci per la prossima parte.